Dunque, perché abbiamo indetto questa conferenza stampa? Perché è necessario valutare tutta una serie di dati e di iniziative che, pur nella brevità del periodo di amministrazione, abbiamo adottato, me la posso togliere perché c'è la distanza, che sono indispensabili per un'informazione precisa e corretta. Io naturalmente chiedo scusa ai giornalisti che hanno chiesto di incontrarci, di rilasciare delle dichiarazioni, ad alcuni sono state rilasciate, quindi questo credo che determini, diciamo così, la necessità di un'informazione completa per tutti sugli elementi che abbiamo a disposizione. Allora, innanzitutto c'è da premettere che il piano pandemico regionale, cioè tutte le misure che sono adottate in questo periodo di pandemia, sono le misure che sono già state deliberate dalla precedente amministrazione. Quindi noi non abbiamo adottato modifiche del piano pandemico, perché naturalmente questo è un treno in corsa e quindi è evidente che i dirigenti delle quattro aziende ospedaliere debbano procedere, possano procedere nella direzione che il piano pandemico ha delineato. Che cosa abbiamo fatto noi con la nuova giunta, la nuova amministrazione a Quaroli? Abbiamo implementato tutte quelle attività e tutti quei servizi che ritenevamo necessari e che risultavano carenti. Il primo intervento che abbiamo fatto l'abbiamo fatto sui vaccini antinfluenzali ordinari. La Regione Marche ne aveva acquistati 420.000. Ma già nel report del governo, c'è cioè un documento ufficiale del governo del 2017 sui LEA, i livelli essenziali delle prestazioni assistenziali, stigmatizzava il fatto che la Regione Marche ne avesse ordinati troppo pochi. Noi abbiamo ritenuto di raddoppiare le dosi dei vaccini antinfluenzali, ripeto, ordinari. E rispetto alla fornitura di 420.000 vaccini ne abbiamo richiesti al commissario Arcuri 310.000, mentre l'ASUR domani chiuderà una procedura di gara per l'acquisto di 130.000 dosi. Finora, per vostra informazione, ne sono stati consegnati di questa dotazione, sono stati consegnati 294.300 dosi. Quindi sostanzialmente, riassuntivamente, rispetto alla previsione iniziale di 420.000, noi arriveremo a 860.000 dosi, quindi raddoppiamo esattamente la dotazione. Tenete conto che c'è una grossissima domanda di vaccini antinfluenzali che pervengono alle strutture periferiche e ai medici di famiglia. Questo comporta la necessità di rivedere l'accordo con i medici di famiglia, i quali avevano un trattamento rispetto a 420.000 vaccini. Passando a 860.000, abbiamo dato disposizioni da 3 giorni di convocare le organizzazioni rappresentative dei medici di famiglia per giungere ad un accordo, perché naturalmente le prestazioni dei medici di famiglia e dei pediatri richiedono un impegno maggiore. Quindi, vaccini. Il secondo tema è quello dei tamponi. La Regione Marche riesce a eseguire non più di tutto il sistema sanitario, tutta l'ASUR, non più di 2.000 tamponi al giorno, di cui 200 di quelli rapidi. E questa è una misura che noi riteniamo insufficiente perché la valutazione di queste persone, soprattutto anche degli operatori sanitari, degli operatori a rischio come le forze dell'ordine e l'accertamento dell'eventuale positività dei bambini che accedono a scuola, richiede un aumento di questi tamponi. Quindi, noi abbiamo avviato una procedura, abbiamo convocato quindi i rappresentanti dei medici di famiglia e dei farmacisti affinché si possa valutare che i tamponi rapidi possano essere eseguiti anche nelle farmacie da parte dei medici di famiglia. Quindi dobbiamo aumentare lo spettro degli interventi sui tamponi, ripeto, da 2.200 giornalieri fino alla quota maggiore che possiamo realizzare. Nei prossimi giorni poi vi darò informazioni di quando avverranno questi incontri, li abbiamo già convocati, sia i farmacisti sia i
i medici di famiglia. Nello stesso tempo abbiamo dovuto aumentare la dotazione dei tamponi che sono a disposizione del Servizio Sanitario Regionale. Dovete sapere che la Regione ne aveva ordinati 9.000, ma naturalmente questi non sono assolutamente necessari. Abbiamo quindi riavviato, questo l'abbiamo chiesto nei giorni in cui da una settimana noi siamo in carico, abbiamo riattivato una procedura entro la fine di ottobre, quindi nei prossimi giorni si chiuderà una procedura per acquisire altri 12.000 tamponi, altri 12.000 presidi. Tenete conto che i presidi attualmente, i tamponi, i cosiddetti tamponi, sono di tre tipi. Abbiamo i tamponi molecolari, che sono quelli che richiedono un processo di 6-8 ore, che è lo strumento ordinario di accertamento della positività al Covid. Poi abbiamo i tamponi che si chiamano rapidi antigenici, e questi richiedono un accertamento di soli 15 minuti, però dovete sapere che se l'accertamento antigenico rapido è positivo, si deve ripetere anche quello molecolare. Come avviene il prelievo, l'accertamento? Attraverso uno stick che viene passato sul naso e sulla gola, ma questo determina dei disagi, soprattutto nei riguardi dei bambini e nei riguardi delle persone meno abili. Quindi abbiamo chiesto al Ministero della Sanità, con una lettera di ieri del presidente Acquaroli, di validare anche i cosiddetti tamponi salivari, che sono meno invasivi. Attualmente i tamponi salivari non sono ritenuti dall'Istituto Superiore di Sanità, dalla scienza medica nazionale, idonei a questo accertamento, ma naturalmente sono più facili da eseguire, soprattutto per i ragazzi e i bambini che vanno a scuola. Quindi vi ho detto che la Regione ha già il Servizio Sanitario Regionale, quindi l'ASUR ha acquistato 12.000 dispositivi, ma il Presidente Acquaroli ha chiesto al Presidente Arcuri un aumento della dotazione di tutti gli altri strumenti giornalieri. In particolare ha chiesto ad Arcuri di dotare le Marche di 5.000 tamponi molecolari al giorno, 1.500 molecolari rapidi e 5.500 antigenici rapidi con relativi reagenti. Siamo in attesa della risposta del commissario Arcuri. Poi, se vado troppo veloce, potete fare naturalmente delle domande. Subito, prego, prego. Molecolari rapidi e rapidi antigenici. I molecolari rapidi sono uno strumento che esiste, quindi lo sono valutati dal servizio sanitario. Diciamo che per l'accertamento immediato noi ci stiamo indirizzando verso i rapidi antigenici. Abbiamo pure valutato questo accertamento, che è stato introdotto nelle farmacie dalla Regione Emilia-Romagna. In particolare si tratta di cosiddetti tamponi sierologici, sono quelli della goccia, no? L'ago, la goccia che si appoggia sul vetrino. Noi abbiamo chiesto di verificare la possibilità dell'uso di questi tamponi, ripeto, sierologici si chiamano, ma tuttavia non si ritiene, la scienza medica insomma ritiene che questi tamponi sierologici non abbiano l'attitudine e l'idoneità scientifica ad accertare l'eventuale patologia. Sempre quindi queste sono le misure, vaccini. Aumento di chi somministra i vaccini, tamponi, aumento di chi somministra i tamponi, quindi anche nelle farmacie, medici di famiglia. Sempre sulle misure di prevenzione abbiamo ritenuto di potenziare i cosiddetti USC, sono le unità speciali di continuità assistenziali. Che cosa sono? Sono quelle macchine con un medico, un infermiere, che possono arrivare direttamente a casa del paziente. Quindi abbiamo dato la direttiva al servizio sanità di raddoppiarli o addirittura di triplicare queste macchine, ma soprattutto abbiamo chiesto di acquistare immediatamente le macchine per fare le radiografie a casa, cioè esistono degli strumenti che possono fare le radiografie polmonari direttamente nell'abitazione. Questo
chiaramente tende ad evitare che le persone che hanno dei sintomi possano essere inviati dai medici di famiglia negli ospedali per fare la radiografia. Quindi acquistiamo queste macchine per fare direttamente le radiografie a casa. Adesso vedremo più o meno quali saranno i numeri. Quindi questa è una direttiva che abbiamo già emanato, sia per aumentare il personale di queste USCA e sia per l'acquisto di queste macchine. Poi nei prossimi giorni vi daremo conto nei prossimi giorni di quanto personale riusciamo a racimolare e delle macchine che riusciamo ad acquistare. Attualmente le USCA sono più o meno una o due equipaggi per ogni ASUR, sono 5, quindi diciamo sono 25. Noi cerchiamo di, perché devono essere fatti dei bandi, naturalmente le USCA sono composte mediamente da un equipaggio composto da un medico e da un infermiere, quindi anche qui c'è il problema naturalmente della carenza dei medici. Adesso veniamo al tema molto delicato dei posti di terapia intensiva. Voi sapete che laddove la patologia si aggrava, questo è uno strumento indispensabile per salvare vite. Se c'è la conforti, perché... Vieni vicino a me. Allora, possiamo distribuire questa tabella che così la spiego. Sono due fogli, un foglio e l'altro foglio. Uno con un'altra scritta dietro con una riga. Allora, innanzitutto devo premettere, come voi sapete, noi abbiamo avuto la votazione in consiglio lunedì. Io sono stato nominato e ho accettato la candidatura nei giorni scorsi, quindi abbiamo 4-5 giorni di servizio qua dentro. Questi documenti, questa tabella l'ho preparata io personalmente perché ancora non abbiamo una struttura, una segreteria. Allora, se vedete la tabella così, quindi abbiamo a sinistra la prima colonna le regioni e la seconda colonna le popolazioni in milioni e poi nella terza colonna abbiamo il numero dei posti letto in terapia intensiva che avevamo prima del Covid. Quindi come potete osservare le Marche avevano 115 posti letto prima del Covid. Nella posti letto nel massimo picco del 13 aprile abbiamo raggiunto quota 237. Poi che cosa è successo? È successo che il governo con il decreto legge 34 ha autorizzato altri 19 autorizzato altri 105 posti. Quindi che cosa è successo? Che di questi 105 posti autorizzati alla regione Marche finora ne sono stati attuati 114. Quindi a oggi, quindi alla data del 21 ottobre, la penultima colonnina della tabellina. Alla data del 21 ottobre, alla data di oggi, in terapia intensiva sono disponibili 129 posti e come potete osservare i 129 posti in rapporto a 1,5 milioni di abitanti sta a significare che oggi abbiamo l'8,3% dei posti in terapia intensiva. Nella classifica nazionale siamo nel terzultimo posto, stiamo parlando di oggi. Quindi i posti che noi abbiamo oggi a disposizione collocano la Regione Marche al 17° posto. Questo perché? Perché dei 100,
105 posti che dovevano essere realizzati sono così suddivisi: 41 posti nell'ospedale Marche Nord di Pesaro. E vedete che dei 41 posti la dirigente riferisce che 10 posti sono attivati il 1° di novembre e gli altri 31 entro la fine dell'anno, se lo volete appuntare, perché questo è importante. Quindi, allora, all'inizio della pandemia noi avevamo 115 posti, ne sono stati autorizzati con il decreto legge 34 105. Finora ne sono stati messi in servizio i posti di fermo, che sono 14, e quindi a oggi arriviamo a 129 posti in terapia intensiva, l'8,3%. Rimangono, rispetto a quei 104 da realizzare, da mettere al servizio dei cittadini, 41 posti presso l'ospedale Nord di Pesaro, 38 posti presso l'azienda di Torrette, 38 presso Torrette, e 7 posti a Iesi dall'ASUR e 5 posti a San Benedetto, sempre ASUR. Quali sono i tempi di messa a disposizione di questi posti? Dei 41 posti di Marche Nord e di Pesaro, l'azienda riferisce che 10 posti saranno attivati il 1° di novembre, quindi fra qualche giorno, e gli altri 31 posti entro la fine dell'anno. Per i 38 posti dell'azienda riuniti, ospedale riuniti di Torrette, il dottor Caporossi riferisce che 20 posti dovranno essere messi in funzione con un tempo che varia da 4 a 6 mesi. 8 posti che sono affidati al commissario Arcuri potranno essere attivati entro 235 giorni e 10 posti per la divisione ospedaliera di rianimazione potranno essere pronti entro la fine di novembre. Quindi sostanzialmente, come vedete, se sommate ai posti attualmente a disposizione 129 anche nel mese di novembre, con quelli di Pesaro e quelli che saranno attivati sia dall'ASUR che dagli ospedali riuniti, ci troveremo comunque con una bella carenza. Ciò ha spinto la Giunta regionale a decidere di aprire un modulo nel Covid Hospital di Civitanova. Quindi abbiamo dato la direttiva di aprire 14 posti di terapia semi-intensiva, quindi terapia semi-intensiva, nel Covid Hospital di Civitanova Marche. Inoltre, tenendo conto che non avendo a disposizione i posti letto che altre regioni hanno attivato e dovendo attivare il Covid Hospital di Civitanova Marche, ci troviamo in presenza di una paurosa carenza di personale. E questo ha spinto il Presidente Acquaroli a chiedere al Ministero della Difesa di mettere a disposizione i medici della sanità militare e in particolare della Marina, perché possano contribuire appunto ai servizi necessari all'apertura del primo modulo del Covid. Ripeto, un modulo vale 14 posti di terapia semi-intensiva. Sempre la carenza di personale ha spinto già dal venerdì scorso al mio assessorato a dare la direttiva al Servizio Sanità della Regione Marche di contattare le cooperative dei medici in pensione affinché si possa raggiungere un accordo per l'impiego dei pensionati, in particolare di anestesisti e pneumologi. E sempre per provvedere alla carenza di medici la richiesta dei medici militari riguarda pure gli infermieri militari, quindi abbiamo chiesto medici e infermieri all'esercito. Stavo dicendo, quindi, la carenza che noi dobbiamo ripianare di medici e di infermieri, quindi ha riguardato la richiesta alla sanità militare, l'invito a un tavolo di negoziazione con la cooperativa dei medici in pensione, quindi anestesisti principalmente e pneumologi, e la direttiva al Servizio Sanità di impiegare gli specializzandi della facoltà di medicina e addirittura i neo laureati. Eh,
Queste erano le informazioni che era necessario, diciamo così, dare con completezza a tutta, diciamo così, la stampa per evitare evidentemente fughe di notizie, notizie che non rispondono, diciamo così, all'agire dell'amministrazione. Devo solo aggiungere che questa mattina, stamani, c'è stata una conferenza di servizi tra la Giunta regionale, il Presidente Acquaroli e una conferenza dei prefetti dell'intera regione, i quali hanno sottolineato l'enorme aumento che c'è stato in questi giorni dei positivi e delle persone che attendono, che richiedono la terapia. E quindi stiamo valutando in queste ore, è in corso una riunione di giunta, per valutare l'adozione di misure che sono di competenza del Presidente della Regione, di misure di limitazione della circolazione delle persone e delle attività consentite dal DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri. Non sono in grado di fornirvi i dettagli delle misure che saranno adottate dal Presidente perché appunto sono in corso in questo momento le informazioni, l'acquisizione delle informazioni necessarie soprattutto per quanto riguarda i trasporti scolastici e anche per quanto riguarda tutte le attività che possono determinare un aumento della diffusione del virus. Ci tengo poi con la dottoressa Conforti, ti manderò la tabella delle ultime redatta dal Servizio Sanità sullo stato dell'arte delle ultime infezioni. Ci tengo tuttavia a sottolineare un dato, che c'è una tendenza negli ultimi giorni a far sì che l'aumento dei contagi nella nostra regione dipenda principalmente dai contatti familiari e dai contatti sociali, quindi fidanzati, amici e così via. Mi permetto di sottolineare il fatto che è assolutamente necessario che le persone che hanno dei congiunti a casa, nonni e genitori anziani, di stare molto attenti con queste persone. Perché c'è evidentemente, si registra evidentemente un elemento di portatori sani senza i sintomi che possono trasmettere la malattia ai propri familiari. Quindi è evidente che questo è un pericolo piuttosto concreto. Chiedo scusa naturalmente per i giornalisti che mi hanno chiamato nei giorni scorsi, a cui ho risposto che avrei voluto rispondere con dei dati concreti e di fatto, con delle misure che abbiamo adottato e che stavamo adottando, e quindi se ci sono delle domande sono qui evidentemente a vostra disposizione. Vorrei come metodo di lavoro precisare che vorrei che la sanità e il rapporto con l'opinione pubblica e con la stampa, ringraziando naturalmente il vostro impegno così prezioso in questo momento, non solo per l'informazione ma anche per la formazione dell'opinione pubblica. Cioè voi avete un duplice compito, quello di informare e quello anche di formare l'opinione pubblica. Quindi mi permetto di ringraziarvi e di dire che naturalmente io, l'addetto stampa, il Presidente Acquaroli, siamo a vostra disposizione. Allora, il problema della dotazione organica è che non c'è disponibilità né sul mercato, perché i concorsi sono banditi e non c'è nessuno che si presenta, e quindi naturalmente noi riceveremo tutto ciò che il mercato e le opportunità ci potranno fornire. Oggi pomeriggio ho un incontro con i direttori delle quattro aziende, per conoscere effettivamente la dotazione organica di medici e di infermieri che potranno essere necessari per l'attivazione di queste misure di cui ho parlato. È chiaro che chiedendo l'impiego dei medici militari, dei medici pensionati e degli specializzandi, noi contiamo di reperire con delle prestazioni aggiuntive un numero congruo che possa aiutare il personale degli ospedali a superare questa situazione o comunque un eventuale aggravamento della situazione. Vi prego però di valutare che le misure preventive che abbiamo voluto adottare, quindi il raddoppio dei vaccini,
il raddoppio dei tamponi rapidi antigenici, la possibilità di esercitare i tamponi, di svolgere queste prestazioni da parte delle farmacie e dei medici di famiglia, il potenziamento delle USCA, quindi la possibilità che queste autovetture dotate di macchina che fa la radiologia dei polmoni portatile possa far sì che l'accesso agli ospedali sia limitato il meno possibile. Quindi dobbiamo lavorare molto sulla prevenzione ed evitare che il processo di ospedalizzazione sia il più possibilmente ritardato. E una volta che il processo di ospedalizzazione giunge, dobbiamo essere pronti anche al peggio, quindi all'aumento dei posti di terapia intensiva, che come vi ho detto partiamo oggi da un dato assolutamente sfavorevole. Senta, lei è stato nominato pochi giorni fa, già ci presenta dei dati e stiamo parlando di azioni concrete. Non crede che questo fatto anche di reperire medici in pensione eccetera doveva essere fatto nei mesi scorsi, perché questa ondata era già prevista? Io voglio rispondere a questa domanda tenendo conto non di quello che è successo nel passato, per evitare polemiche e così via. Noi siamo in questo momento in guerra e quindi è evidente che se non sono stati raggiunti dei risultati, questi derivano, diciamo così, dal passato. Però in questo momento noi dobbiamo dare ai cittadini un segnale chiaro. Noi faremo tutto ciò che sarà necessario fare, ma soprattutto i dirigenti delle aziende ospedaliere che hanno la responsabilità della gestione e dell'attuazione del piano pandemico dovranno rispondere del loro operato non solo all'amministrazione regionale ma soprattutto ai cittadini. E chiaramente in questo senso sento di poter dire che possiamo affrontare tutti i rischi che abbiamo di fronte sapendo che raggiungeremo gli obiettivi che noi come amministrazione ci siamo prefissati. Io sono due giorni che sono nell'esercizio delle mie funzioni, quindi oggi è mercoledì, e spero di poter aggiungere un altro elemento a quello che ho detto precedentemente, che è il riconoscimento al personale sanitario dell'indennità di rischio che è stata addirittura affossata. Abbiamo fatto convocare già da ieri le organizzazioni sindacali del personale per poter concludere l'accordo del personale che è stato, non si capisce per quale ragione, rinviato. I medici, gli infermieri, le OSS, tutto il personale si è speso tantissimo nei mesi scorsi, le risorse erano state stanziate e quindi non capiamo quale sia la ragione per cui queste risorse non sono state liquidate. Sapete perfettamente qual è stata la polemica, che è anche assurda, sugli organi, diciamo così, di stampa, per cui era stato emanato, deliberato un decreto per liquidare questi compensi ai dirigenti della sanità marchigiana, addirittura anche a quelli che non avevano operato per il Covid, e si era bloccato il procedimento per la liquidazione dei compensi, dell'indennità di rischio al personale. Noi l'abbiamo riattivata e c'è un indirizzo di giunta che, se sarà necessario reperire altre risorse, evidentemente noi dobbiamo trovarle. Valutate, se questo è una cosa che potete non scrivere, che stiamo parlando di 600 euro, cioè stiamo parlando di un'elemosina, diciamo la verità, per chi rischia la vita e per chi ha rischiato la vita e si è impegnato tantissimo sul campo. Quindi capite bene che noi vogliamo immediatamente liquidare e dare al personale sanitario questo riconoscimento. Un'ultima considerazione: io finora sono, ripeto, lunedì c'è stata la convocazione del Consiglio regionale, oggi è mercoledì, voglio incontrare tutti il personale, perché noi dobbiamo lavorare non dicendo si doveva fare così e non è stato fatto. La rivendicazione può avere un significato politico, cioè noi politicamente possiamo dire che non è stato fatto tutto ciò che doveva essere fatto. Approfondendo i gap che io ho sottolineato, potremo verificare se i dirigenti hanno con proficuità, con diligenza, applicato il piano pandemico che loro già avevano a disposizione. Però è necessario chiedere a tutti la massima cooperazione, ai cittadini di stare attenti, di utilizzare i presidi, ai giovani di evitare rapporti, diciamo così, pericolosi sia nella società civile che dentro casa,
Ho dimenticato di dire che ho già dato mandato alla dirigente del settore sanità di trovare eventualmente dei locali, stiamo sperimentando per esempio su Iesi la sede dell'ex ospedale, per ospitare quelle persone che sospette di essere state contagiate e non possono rimanere nell'ambito dello stesso bacino familiare. Pensate a un appartamento delle città dove c'è una di queste persone che non può essere evidentemente isolata all'interno dello stesso contesto familiare. Quindi ho dato mandato al servizio sanità di reperire questi locali e già ci stiamo orientando per esempio su Iesi per alcune stanze che potrebbero essere disponibili sull'ospedale, però attendiamo da parte dei dirigenti che ci sia anche una valutazione. Insomma, io ho chiesto di sapere quali sono questi locali che evidentemente dovevano già essere stati rintracciati o reperiti e comunque anche su quella direzione ci stiamo misurando. Ma sinceramente allora abbiamo la metà dei vaccini e quindi ne abbiamo consegnati finora solo una parte e quindi c'è già una ressa di anziani verso i medici, verso i farmacisti e quindi questa è una risposta che naturalmente genera panico e questo non è positivo. La seconda può generare confusione tra l'influenza normale e l'influenza Covid e quindi questo può determinare un sovraccarico del servizio. Non capisco sinceramente perché la Regione Marche ne ha ordinati la metà, visto che questo era stato un dato, ripeto, stigmatizzato nella relazione del governo ai LEA del 2017. Diceva la Regione Marche ha troppi, esercita questo monitoraggio su troppi poche persone. E naturalmente la questione dei tamponi, soprattutto di quelli rapidi, immaginate cosa sta succedendo. I bambini della scuola che devono andare per essere riammessi all'accertamento della negatività da Covid che non possono svolgere questa prestazione. Quindi se ci dovessero autorizzare il Ministero sulla nostra sollecitazione con i test antigenetici rapidi, quelli salivari, noi siamo in grado di farlo gratuitamente per le famiglie, perché oggi le famiglie vanno a pagare il test per poter riammettere i figli a scuola. Anche questo in un paese dove lo Stato sociale misura l'eguaglianza dei cittadini, soprattutto a livello scolastico, è una cosa di cui noi ci dobbiamo preoccupare naturalmente. Quindi se ci daranno l'ok per questi, perché la struttura oggi è al massimo, i 2200, le strutture dell'ASU non riescono a farli di più i tamponi. Se con i farmacisti, i medici di famiglia arriveremo in più e saremo in grado di fare questi test salivari, perché salivari? Perché non richiedono la prestazione medica, lo potranno fare anche i farmacisti. Perché se il tampone invece deve essere inserito nella gola e nel naso diventa una prestazione medica, non diventa più una prestazione che possono fare i farmacisti. Quindi con i salivari noi saremo in grado, per i casi sospetti, di dire ai bambini, alle famiglie, andate a fare al farmacista il salivare che è gratuito. C'è anche un problema, molti ci hanno segnalato, molte famiglie, che il test che viene fatto oggi, anche rapido antigenico, che viene fatto nelle aziende private, perché la scuola non riammette il bambino che non ha il certificato, no? Da parte del pediatra, da parte del medico. Ci sono le famiglie che hanno dovuto sborsare 70-80 euro, ripeto, questa è una violazione proprio del principio di uguaglianza, dell'articolo 3 della Costituzione, perché il Servizio Sanitario Nazionale determina il principio di universalità e di uguaglianza dei cittadini. Se noi non garantiamo questo, quindi non possiamo immaginare o sospettare che le famiglie più povere non possono pagare i 70 euro e quindi non mandare i figli a scuola o mandarli in ritardo, perché questo sarebbe una discriminazione sul piano sociale gravissima e noi ci stiamo mettendo mano anche, ripeto, con l'accordo con i farmacisti. Due domande, se intanto sapete l'età media degli attuali ricoverati? È un dato che non abbiamo, ma guardate, noi in questo momento non riusciamo a stressare più di tanto la struttura amministrativa, perché tenete conto che veramente siamo in una condizione di grosso stress. Dovete sapere che sono venuto qui questa mattina
molto presto, sono ho cominciato alle 4 a mandare, alle 4 di questa notte, la stessa cosa ieri, la stessa cosa lunedì, messaggi ai dirigenti, e stamattina ho ricevuto tutta una serie di telefonate da medici, infermieri che sono particolarmente preoccupati, perché evidentemente l'aumento dell'ospedalizzazione determina un aumento vertiginoso dei carichi di lavoro. Io voglio ringraziare questo personale per l'impegno. Io stamattina ho parlato con una dottoressa che lavorava da 2 giorni ininterrottamente e volontariamente. Un'altra primaria anestesista, dopo il turno di lavoro, è andata ad aiutare i ragazzi di queste unità mediche, quelle che vanno, che vi ho detto, che vanno a casa, per spiegare esattamente qual è l'intervento. Valutato un'ulteriore condizione, che il ritardo nella predisposizione dei piani, del piano aggiuntivo, no? I 105 posti del decreto legge, no? Del decreto legge del governo, fa sì che noi non saremo, quando attiveremo i posti, non abbiamo addestrato il personale alle terapie intensive, che è una professionalità specifica, quindi non tutti gli infermieri possono andare o i medici possono andare sulle terapie intensive. Quindi anche là capite bene che il personale che già è stressato dovrà operare in quel senso. Mi permetto di dare una raccomandazione che mi viene, il mio telefono è sul sito, sul social, Facebook, quindi ricevo migliaia di telefonate, però mi servono per capire bene l'andamento. Ad alcuni riesco a rispondere, comunque capisco bene. Mi segnalava stamattina un signore che in un'azienda ospedaliera il personale che doveva essere invitato a fare il tampone è stato inviato in una struttura ospedaliera. Non è possibile che una persona che quindi è evidente che il circuito, no? Il circuito complessivo dell'ASUR deve riuscire a distinguere i percorsi sporchi dai percorsi puliti. Noi adesso dobbiamo assolutamente essere molto, ma molto seri per verificare che non si possano inquinare, non si possano spostare. Doveva fare il tampone e l'impiegata dell'ASU gli ha detto vai all'ospedale, ma non poteva andare in ospedale perché era già sospettato di essere infetto, quindi se faceva la fila all'ospedale avrebbe potuto trasmettere. Quindi noi in questo momento dobbiamo garantire che i reparti puliti, gli ospedali rimangano puliti, perché se contagiamo l'ospedale è chiaro che poi il problema aumenta. E capite bene, quando noi abbiamo parlato dei tamponi, quindi rapidi e quelli molecolari, anche lì c'è il problema di sottoporre tutto il personale sanitario di fronte a qualunque sospetto a questo tipo di tamponi. Quindi con l'aumento dell'ospedalizzazione cresce anche la domanda interna del personale sanitario per questo tipo di accertamenti e diminuisce l'offerta per il servizio verso i cittadini. D'altra parte, lei si sente di consigliare la Fiumuni? Io devo essere sincero, io credo in qualunque strumento che possa aiutarci a evitare l'ospedalizzazione, soprattutto le persone più anziane, che sono quelle che muoiono. Io mi sono prefisso un obiettivo, non vi ho citato gli orari, perché gli orari sono quelli di chi lavora, quindi dei medici, quindi come dei giornalisti, come di tante categorie, quindi non sono qui per fare l'eroe. Io sono qui perché il nostro impegno deve salvare vite, cioè queste misure servono perché noi abbiamo il compito, siamo in una guerra contro un nemico terribile e dobbiamo salvare vite, perché nelle scorse pandemie abbiamo avuto tanti morti e anche salvare una sola vita per noi è un obiettivo imprescindibile. Se mi permettete, nei riguardi di persone, quindi i nostri nonni, i nostri genitori, che sono quelli che hanno ricostruito l'Italia e che permettono a noi di beneficiare della ricchezza di questo paese, che comunque è sempre il 6° o 7° paese più importante del mondo. A questa conferenza stampa devo aggiungere un ulteriore elemento: stiamo anche potenziando la capacità ricettiva delle RSA, cioè dobbiamo porci l'obiettivo, io l'ho vissuta da sindaco, dell'eventuale assunzione di Covid-19 da parte delle strutture residenziali. Quindi anche in questo caso il servizio sanitario è stato invitato ad aumentare i posti a disposizione. Attualmente queste persone sono trasportate nella struttura di Campofilone,
però dovete sapere che siamo pronti anche in altre strutture, quindi il numero dei posti è stato notevolmente aumentato per evitare sorprese. Assessore, parlava dei provvedimenti che avevano preso per la limitazione delle attività. Può specificare qualcosa? Parlato del trasporto? Io non posso anticipare, l'unica notizia che posso darvi, che è una notizia vera, è che c'è stata una conferenza con i prefetti, una videoconferenza, con i 5 prefetti e le Marche, i quali hanno allarmato la Regione e il Presidente, a cui spetta il potere di adozione del provvedimento limitativo. Sapete che la legge 833-78, la legge base del Servizio Sanitario Nazionale, attribuisce questo potere a 3 organi, il Ministro della Sanità, il Presidente della Regione e i Sindaci. I prefetti hanno raccomandato, sottolineato l'urgenza di adottare misure, e questo chiaramente prima di adottarle richiede un'istruttoria, quindi i trasporti, la vigilanza. La Regione ha chiesto anche ai prefetti di aumentare la vigilanza sul rispetto delle norme da parte anche delle forze dell'ordine, perché sono segnalati casi per cui ci sono, diciamo così, delle situazioni che devono essere verificate nelle linee, diciamo così, trasporto pubblico e così via. Non posso rispondere completamente alla domanda perché stiamo valutando anche l'impiego dei mezzi turistici, che evidentemente possono essere utilizzati nei piccoli comuni, perché un mezzo turistico non può viaggiare dentro Ancona per il trasporto degli studenti, primo perché per le dimensioni bloccherebbe il traffico e comunque non è idoneo per il traffico urbano, secondo perché quei mezzi non hanno la possibilità di fermarsi ogni 50 metri, ogni 200 metri, anche lì la stiamo valutando. Poi domani ci sarà un incontro, domani pomeriggio, tra la Giunta, il Presidente Acquaroli e l'Assessore allo Sport Latini, con le associazioni delle sportive, quindi con la federazione, con il CONI e con le altre federazioni, per verificare quali spazi e quali limiti potranno o dovranno essere imposti all'esercizio dell'attività sportiva. Se vi presentate, così cominciamo anche a conoscerci. Certo. Alessandro Ranieri, Radio Arancia, Arancia Televisione. Ci sarà anche il potenziamento della comunicazione, cioè voi temete che un po' i marchigiani magari abbiano allentato la presa in certi ambiti? Vorrete spingere sulla comunicazione per un corretto uso della mascherina o qualcosa di simile? Allora, come vi ho spiegato, io sono assessore da 3 giorni, quindi sono venuto qui oggi per portarvi dei dati e delle misure che abbiamo già adottato nei giorni precedenti. È chiaro che questo è affidato alla vostra sensibilità, io l'ho detto prima, voi svolgete un compito straordinariamente importante, non solo di informazione ma di formazione dell'opinione pubblica, quindi è evidente che se l'Organizzazione Mondiale della Sanità e tutte le agenzie ci spiegano che utilizzando la mascherina, lavandoci spesso le mani, cercando di evitare contatti ravvicinati, cercando di non, soprattutto per persone sane, perché non sappiamo se siamo portatori sani, di non avvicinarsi o di avvicinarsi con cautela a persone anziane, genitori e nonni, se noi usiamo tutte queste cautele, penso che questo sia un dovere civico. Ecco, se mi permetto di sottolinearlo a voi che fate informazione, se lo scrivete tutti i giorni, ecco, facciamo pure un servizio pubblico con la pubblica, con l'informazione. Martina Marinaldo, il Corriere Adriatico. Avete dato le proiezioni del livello di saturazione delle terapie intensive, visto che comunque nell'ultima settimana i posti in terapia intensiva occupati sono triplicati praticamente? Avete delle proiezioni da qui ai prossimi 7 giorni? Sono proiezioni che a questo punto rischiano di saltare, perché probabilmente ci sono tantissime persone portatori sani che non sanno di avere il Covid-19, e quindi il problema dell'ospedalizzazione riguarda chi vive la manifestazione del Covid, quindi chi ha la febbre, chi ha il mal di gola, chi non ha più le capacità olfattive o odorifere. Quindi chiaramente noi non siamo in questo momento, siamo proiettati sulla massima prevenzione, ripeto, il raddoppio prego. Aggancio subito l'altra domanda, quindi funziona il contact tracing? In molti casi rischiano di perdersi nei vincoli magari della prevenzione? Guardate, io ho chiesto già ai dirigenti di aprire innanzitutto anche un canale di comunicazione per i cittadini, quindi ho chiesto alle 4 aziende di avere
dei canali telefonici, per rispondere ai cittadini. Ci sono delle persone che chiamano i call center ma non risponde nessuno, quindi noi dobbiamo assolutamente garantire ai cittadini che qualcuno risponda a quel telefono. Quando vi ho detto della richiesta che abbiamo fatto ai medici di famiglia di aggiungere queste prestazioni dei tamponi aggiuntive, perché loro non lo fanno, abbiamo anche dato la direttiva alla Protezione Civile di approntare delle tende per far sì che, soprattutto nelle città dove gli studi medici sono all'interno degli appartamenti, dove non è possibile evidentemente somministrare i tamponi perché si potrebbe verificare un inquinamento, no? Comunque un'estensione del contagio, noi appronteremo delle tende in spazi pubblici o accanto alle strutture sanitarie affinché i medici possano operare con sicurezza non all'interno dei centri medici. Il fatto di aprire Civitanova con il primo modulo ci serve anche per tenere pulito, tra virgolette, l'ospedale di Macerata e per garantire le prestazioni ordinarie, perché voi sapete che nella prima fase della primavera scorsa purtroppo ci sono state tante patologie che sono state curate, tante persone che hanno rinviato gli interventi. Io sono molto preoccupato per le patologie oncologiche, per esempio chi non fa l'accertamento soprattutto per i casi tipici delle donne, no, alla mammella o all'utero, per i maschi alla prostata o l'accertamento delle feci, noi ci potremo trovare, se non facciamo questi screening, di fronte a malattie che esplodono, che poi dopo non possono essere più curate nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Quindi adesso cerchiamo di concentrare tutto su alcuni ospedali secondo il piano, quindi il piano non viene modificato, viene semplicemente ritoccato, questo aprendo il Covid di Civitanova perché non sono pronti gli altri posti, ma dobbiamo garantire soprattutto a chi diciamo così, rischia, soprattutto agli oncologici, le cure necessarie. Ecco, questo è uno sforzo che noi facciamo e che spero si possa evidentemente garantire evitando l'ospedalizzazione della crisi. Cioè noi dobbiamo portare in ospedale meno persone possibili. Ripeto, mandando le auto a casa, facendo la radiografia polmonare a casa per i casi sospetti, cercando gli appartamenti per chi non può rimanere fuori, raddoppiando i mezzi operativi, dando il contratto di lavoro. Quindi io conto la prossima settimana se i sindacati saranno disposti a liquidare questi compensi, perché è un segnale che vogliamo dare all'impegno di questi operatori. E quindi diciamo che con il contributo di tutti affrontiamo la pandemia, adesso almeno siamo in grado di conoscerla. Posso infine aggiungere una piccola replica alla domanda che era stata fatta dalla signora di per quale giornale, mi scusi? Simona Zunchetti, fanno più. Dalla signora Zunchetti, certo, insomma, dovevamo arrivare oggi con tutto quello che c'è, che è stato finanziato, il piano pandemico c'era, i finanziamenti c'erano, e quindi credo che io sono a disposizione, come vi ho spiegato, di tutti. Potete mandarmi un messaggio su WhatsApp, è lo strumento più veloce, e sappiate che vi rispondo comunque. E poi per quanto riguarda il rapporto proprio con la stampa, la dottoressa poi curerà man mano che andiamo avanti i rapporti con la stampa. Io devo ancora strutturare la segreteria. Avrei voluto fare questa conferenza stampa con un comunicato, con i dati scritti, però questi tre fogli li ho scritti da solo, quindi adesso man mano ci attrezzeremo, perché sono dati piuttosto... C'è una complessità ulteriore che io non potevo immaginare che esistesse, che nelle Marche, una regione piccola di 1,5 milioni di persone, abbiamo 4 aziende ospedaliere che non si parlano tra loro. Cioè, se è necessario, io quando sono arrivato qua pensavo che di fronte a un'emergenza si potesse prendere un anestesista da un posto e spostarlo da un'altra parte, non si può fare. Quindi cioè, è come se fossero 4 repubbliche autonome che invece adesso devono coordinarsi. Quindi sto verificando la necessità o la possibilità anche di modificare a livello normativo questa struttura, ma è una cosa di cui parleremo quando sarà possibile. Quindi
Concludo questa conferenza stampa, se non ci sono altre, dandovi dei numeri, dando dei fatti, dando degli atti che sono stati adottati. Su quelli che verranno adottati mi riservo di darvene comunicazione quando saranno adottati. Quindi se sentite delle misure, naturalmente c'è anche concorrenza tra i giornali, tra i giornalisti e così via, ecco, se volete la verifica mandate il messaggino e vi dirò se sì o no. Io comunque vorrei che questo metodo di lavoro fosse concentrato sugli atti adottati, sui fatti che saranno oggetto di azione amministrativa. Noi chiediamo per l'intervista da un subito, subito. Una cosa quindi per quanto riguarda le norme extrasanitarie, diciamo, del trasporto delle scuole. Abbiamo tantissime, però sono tre giorni, abbiamo tutti i profili socio-economici, abbiamo un mare di cose da affrontare, però adesso dobbiamo concentrarci sull'urgenza e salvare le persone, vi prego. Se scrivete, dobbiamo scrivere, ognuno di noi ha l'obbligo di salvare il padre e il nonno da un'eventuale contaminazione, perché molti di noi possiamo essere positivi al Covid-19 e non lo sappiamo. Grazie. Grazie.